Oh, com'è? Tutto a posto, ragazzi? Bene, allora, siamo ancora qui su Assassin's Creed, siamo con Giorgino. Mi raccomando, Facebook e Twitter, belli carichi per questo stupendo, stupendissimo gioco, non si dice Questa però, non lo bellissima diciamo, lag questa fest. lag fest. Prova a vedere se Dobbiamo riesci andare a di là. prendere una medicina, così, giusto per capire se sei te che non sei capace. No, vedi che me l'ha No. fatta subito. Ok. Stuzzica. Stuzzica, porco cazzo. Dai, almeno E perché? un Cioè, punto potevo farlo per lì dentro. Potevo farlo lì dentro e compravo subito. Dal mio pusher di te. fiducia. Sono contro gli Invece no. arbitraggi. Ma guardate sti frocioni. Naturalmente con tutto il rispetto per chi ha idee diverse dalla nostra. No, perché sono stato. C'è gente che magari si è offesa, ma io sono ironico, eh. Cioè, no, perché ridi? Sono No, mi serissimo. fai ridere perché sei goffo. Goffo. C'è una confessione, attenzione, tutti attenti, eh? Minchia, ragazzi, però, cioè. Qual è il piano? Il piano? Non sei più un apprendista, ragazzo. Studia l'ambiente e poi decidi da solo. Non sono qui a tenerti la mano. No, dai, tienimi la mano, io ci tenevo. Nessun bersaglio è impossibile. Fuori dai piedi, forza. Dove diavolo è? Comunque posso scrivere qual è il tizio che dava le missioni in TIFF. Missioni secondarie che d'altro noi non avevamo fatto, così, tanto Ma per. Tiff era della Ubisoft. Hai controllato la cattedrale? Sì, signore. Bene, di a Siver che lo aspetto a dirlo. L'opportunità è ora. State comodi. Voi! Riportatemi le mie chiavi! Ladri! E se ogni approccio fallisce? Perché non ti sacrifichi per la causa? La tua vita per la sua, prima di Altair. Era il motto levantino. Vuoi che usi il pugnale in pieno giorno, visto che da qui posso farlo? Manda un messaggio potente. Farò a modo mio. Sta a te decidere, assassino. Madonna, cioè, chi è che fa? Voglio sapere chi fa i dialoghi di questi giochi. Una scimmia lobotomizzata. Comunque no, Tiff è della Square o della Eidos. Sì, era della Square, giusto, ora mi è venuto in mente. Massimo scappo. Ok. Sparisci! Giuro che ti distruggo. Prendetelo! No, perché? Bastardo! Perché? Ma non ho fatto. Spada in. Muori, falso patriota! Ma non ho fatto nulla a sto giro, è lui che ha attaccato Bri. Devi scappare, capo. Sbatti, cazzo, sbatti vero, non finirò in galera, come diceva il nostro amico Giulio. Devi trovare un coso. La chiave, mi serve la chiave anche per Ma entrare perché qua la dentro. chiave? Non ti serve la chiave. Cazzo, poi tanto come cazzo fai a trovare una chiave in questo bordello? C'era quello che tipo la tirava fuori e diceva: "Guarda, io ho la chiave". Però tu hai capito che possiamo prendere cose per il travestimento? No, non lo vuoi fare. Come si fa? Personaggio Che ne so io? personalizza. Ok, abilità. Corpo a corpo, furtività. Furtività. Perfetto, Mi sembra che sei secondo. per quanti secondi? Davvero? 3. Lo No, però sarebbe bello. pigliamo. Ok. Ok. Attenzione.
Attiva il travestimento per superare le guardie. Perfetto, Joe. Meno male che ci sei tu. Sei veramente una persona extra skillata. Aiuta il buon uomo a... a sparare la merda? No, era una tomba, fra. Ma cosa sta facendo? Ti hanno sgamato, capo. Non vedi che c'hai il baffo su, sulle chiappe? Sì, non passerai mai. Entrare, cittadino. Ti vuoi travestire, capo? Bravo. Sì, ma... ma porco cazzo, si deve trasferire, cioè travestire come quelli dentro, no? Aspetta, allora puntiamo il tipo. Lo punti? Sì. Ma, cioè, per quanto non mi posso più trasferire? Evidentemente per un po'. Vedi che non mi punta sti cazzoni. Fra, si dovrà ricaricare. Fra, ormai abbandona questa idea. Ma possiamo vedere una mappa, vedere dove dobbiamo andare, così, tanto per. Ah, proviamo a fare così. Niente. Dobbiamo entrare qua dentro, ma abbiamo bisogno. Dobbiamo aver bisogno delle chiavi. Solo. Sai che non ho capito un cazzo. Dobbiamo entrare qua dentro, nella chiesa. Trova una via. Allora, anche sopra c'è bisogno delle chiavi, l'abbiamo visto prima. E ancora mi tiri fuori. È andata quasi bene. Oddio. Oddio. Col culo. Maledetta scimmia. Scappa, scappa. Scappa, scappa. Scappa. Cioè, ma anche lui, cazzo. Dai. Sali, qui. Coglione, sali. Cioè, prima si arrampica su. Guarda come fa. Ma lo vedi? Trasiti da suora. Da suora Luigia. Sbiricuda. Non mi semini, coglione. Oh santo Dio, levatevi dalle palle. Mazzalo. Mi sta facendo male. Ma tanto ti senti quando ti stai girando intorno? Cosa devo fare? Dimmi te cosa devo fare e io io ti starò a sentire. Fermo, non correre più, non correre più. Basta, cioè non mi... Sparizione, si sparite. Cioè sparite, l'hai detto con una moneta. Ma dov'è sta chiave? Cioè non ti dovrebbe dire dov'è la chiave? Ti dice ruba la chiave, vuol dire che da qualche parte sulla mappa c'è segnato dov'è questa cazzo di chiave. No, Master Francesco. No, c'è scritto anche assassina... Cosa fa? Io sto buttando, parla. ti prego ammazza. Non posso, se no mi fallisci. È la cosa più bella della mia vita, devi ucciderlo. No. No, non si vede nulla. Allora, devo assassinare lo stronzo, ok? Ma non è che è dentro quel forziere rosso, così? No, forziere rosso vuol dire che ruba. È là fuori. Io non torno fuori per poi... Ho capito, ma questa chiave, fra, dove cazzo è? Allora, la chiave è fuori, ok?
ti è ben chiaro. Perché non puoi aprirlo quello? Perché. Perché ho bisogno della chiave. Però. Allora, aspetta, eh. Trovo bello che quando gli assassini. Cioè, sembra che dicano. Ah, che. Ah, ma è lui, cazzo. Esatto. Tudomea. Quare mere pulisti et quare tristis incedo. Ti prego, travestiti da lui. No, adesso sai che faccio? Quando ripassa di qui, io mi travesto da Capitano Uncino. Mi metto un occhio di vetro. Sta salendo. Sta salendo dove? No, dai che devi tornare di qui, al tuo pattern. Adesso si veste da loro, stronzo. Che è successo? Perché adesso ti deve dire come sempre. Aspetta qui, e nessuno ci disturbi. Siver. Signor Latouche, sono qui per il re dei mendicanti. Seguitemi. Latouche, l'economista. È proprio lui. Intrighi fra ratti, pomposo idiota, se gli metto le mani addosso. Ebbene, che c'è di tanto importante da dover lasciare il ballo di mia? Tutto bene, signore? Troppo champagne del re. Cappellaio ma. Tieni via. Ad altare dei, ad dei. Ma e lui è rimasto così in piedi, non ho capito. Fai solo ridere, idiota! Dai. Questa cosa è stata? Ho fatto la schivata. Perché? No, mi l'hai colpito con il retro. Non sono stato bravo, dai, per un giro. Infatti, non ho detto. Guarda, non mi ha fatto neanche un danno. Poi adesso fallirò veramente. No, scusa, depreda. Adesso deprediamo tutto. Tanto non mi hanno scoperto, capito? Cioè, ho ucciso i testimoni. Kibiusa non ha suonato la campana. Vediamo cosa mi dà. Orologio Casio degli anni Ottanta. Ma così, la gente lui. Non fai pan male. Je n'ai nuit à personne, je le jure. Ma chi ti fa male, dai? Ora il problema è da dove esco? Giusto? Ci ha sgamato qualcuno? È quello lì. Ma ovviamente più gente uccidi, meno punti fai. Funziona. No, no. Non vuol dire un cacchio. L'importante è che non ti sgamino più di un tot, che mi hanno già sgamato, non ti preoccupare. Il fallimento è assicurato. Su B-Squared Failing questo ed altro. Però mi piace liberare il posto da. Ma bello che la gente muore in silenzio, senza far casino. Puoi uccidere anche questo. Non sa veramente. No, cioè devi capire che in Assassin's Creed non puoi fare fuori le persone. Se no mi fallisce e mi tocca riniziare da veramente? Gara. Sì. Cioè, è la regola dell'assassino che ti ha detto. Ma questo qua non si può utilizzare per andare su. Cioè, vedi che non veniva fuori, interagisci. Sì, secondo me si può, però. Cioè, a meno che non faccio. Guarda in alto dove. Sarebbe ideale, no? Perché te ne vai. Secondo me devi salire sopra e tagliare la cosa. Oppure esco dal. Porca puttana! Dai, cazzo, vai via! Porca puttana! Mi sei preso proprio nel cuore. Ti sei desincronizzato. Sono uno stronzo. Ma perché? Perché? Perché devo fare il coglione a volte? Ci sarà l'utente che mi scriverà: ma sei coglione, grazie.
Mi avete preso per un eroe, per un coglione. No, sono un eroe. Ti ricordi di Cristiana? Avete preso. Dovete farmi un bonifico di 10.000 euro. Quando c'era Giuseppe Simone e la Cristiana. Vabbè, così almeno possiamo tagliare bene. Al minuto 23 facciamo un taglio dall'inizio del video. Ma anche prima dobbiamo farlo, capisci o no? Stuzzica. Mo cerchiamo di farlo un attimino più. Dai, levatevi dai coglioni. Ah, però vedi che era lì quello, gli potevo rubare le chiavi da lì. Dai, levati dal cazzo, porca miseria, lì che. Adesso me l'ha visualizzato. Da donna, ma quanto sono credibile. Magari se ti togli da. No, devo prendere sta cazzo di chiave. Ah, e ce l'ha lui? Era segnato lì. Pelle. Vecchia cravatta. Passerà bientôt tutto un temps la Madeleine qui. Ma a me non sembra che tu abbia preso la chiave. Magari. Non è quel tipo là dentro che ha la chiave. Forse sì. Hai visto che faccia ha fatto quel vecchio ieri? Così. Senti, non perdo tempo. Non perdo tempo. Adesso ci arrampichiamo. Quindi. Non dico niente, se no ti picchio. Cosa? No, no, fra, dopo ti lo spiego. No, aspetta. Sì, è qui. Oh, siamo dentro. Ma perché devi fare quella macellata agli assassini? Mi sa che lì c'è del loot, eh? Porca puttana. Lì dentro, non è? No, ok, pensavo fosse una cosa. Cioè, non sapevo che le guardie fossero anche qui. Vabbè, ma se una. Mi scusi, buon uomo. Ma uccidilo. Questa non è una guardia, non me la dà. Quindi non puoi ucciderla? No. Ma culo, ecco perché è andato tutto così liscio. Allora, dobbiamo capire che pattern fa. Cioè, per il momento è bloccato lì, ok. A posto così. Però non si può sempre appendere, lo capisce questo. Travestiti da guardia, gli vai vicino e gli ammazzi. Ti è piaciuto? Mi è piaciuto alla grande. Depreda. Deprediamo. Guarda com'è, ha fatto la spaccata mentre moriva. Con la lama verso il testicolo. Abbiamo 14F. Minchia, potremmo fare l'assassino dall'alto. No, non ce lo fa fare, sono troppo alti. Ma sai che bello, tipo gli piombi. Levati di mezzo. Spostati. Levati dal baule. Spostati. Oh, ha rotto il cazzo con questo organo gigante. Sì, cioè, poi tra l'altro facessero un back, ti direi ok. Oh, comunque non so perché non me lo dava sto assassino dall'alto.
Probabilmente devi aspettare che ripassi qua sotto, no? Dai, dammelo. Zetto, benvenuti in Sardegna. L'hai scopato male? Sono stato scavato, sì. Aspetta qui, e nessuno ci disturbi. Ma il problema è che adesso noi siamo lì, come dei pingoni. Qui per il re dei mendicanti. Seguitemi. Ah, i brufoli lui. Intrighi fra ratti. Pomposo idiota, se gli metto le mani addosso. Ebbene? Che c'è di tanto importante da dover lasciare il ballo di mia? Tutto bene, signore? Troppo champagne. Cappellaio morto. Vieni via. Dai. Ok, no, fermo. Adesso vedi di capire bene dove devi andare. Fa la mappa. Cerca di capire. Di ricordi devi scappare. Sono però già in corso. Spero tu te ne renda qua. Ma c'era la gente lì in me. Ah, adesso va, cazzo. Ti è piaciuto? No, piace? Sì, mi è piaciuto. Doveva fare. Ah, se ti piace. Era quello che doveva fare. Non ho capito come ha fatto a beccare. Ti ha sparato. Dai, scendi. Quando si aggrappa lì come un coglione, allora mi dà un po' fastidio. Andiamo a dare le chiavi a quello che deve pulire le grondaie. Vai. Voglio vedere se mi ringrazi. Dobbiamo ancora fuggire dalla zona? Cioè, ancora non... Ecco, magari non buttarti qua sotto perché cioè, proprio finisci in mezzo ai nemici. Prova a saltare... Sì, sto cercando di... Se lui però non gira... Vedi che... Dai, figa. Ti giuro, a volte è snervante il... Cioè... Non sto criticando il gioco, però lui si aggrappa a volte delle cose che uno dice, ma ti devi proprio aggrappare? Cioè, nel senso... No, fammi capire. Ma, tra l'altro, quella mantellina blu, cioè... Boh. Sì, tu dici, cosa più antisgama? Questo gliela sto appoggiando, anche questo. No. No, non andare lì. Ecco, esatto. Quindi abbiamo le chiavi di niente. Uccidi il criminale. Sì. Venire a casa mia a minacciarmi. Che diritto avresti? Oddio. Oddio. Ti è piaciuto? Ma che faccia fa la gente? Mi guarda con stima. Ma quello gli è caduto per terra il pacco. Dai. Oh, tu capisci che io faccio così. Cioè, non mi fa fare perché dobbiamo scappare dalla zona. Guarda che è una roba. E porca. Porca troia, permettetemi di dire. Un altro cadavere di merda. Sbatti vero. Se corri ti immagino che ti scompare il travestimento. Sì. Cambiato anche il tempo. Va bene. Alla prossima, ragazzi. Belli carichi e bella spolliciata in sotto.